Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Piacere San Luca, la trasmissione realizzata in collaborazione con la ASL numero 2 di Lucca per presentarvi in anteprima il nuovo ospedale. In questa puntata parliamo di ostetricia e ginecologia, che cosa cambierà con l'avvento del nuovo ospedale del San Luca. L'abbiamo chiesto al responsabile di questi due importanti reparti, il dottor Gianluca Bracco. Gianluca Bracco, direttore dell'unità operativa di ginecologia e ostetricia dell'azienda ASL numero 2 di Lucca. Che cosa cambia con l'arrivo del nuovo ospedale San Luca per i reparti che dirige? Ma diciamo che cambia poco e tanto. Poco nel senso che già la nostra organizzazione è un'organizzazione ottima, ben rodata, che è funzionante, e che quindi riporteremo nell'ambito soprattutto ginecologico come intensità di cura, come già attualmente facciamo con l'inserimento del medico tutor, eccetera. Per quanto riguarda l'ostetricia, invece, abbiamo una sala parto nuova molto molto bella, molto più funzionale, che mi auguro le donne, le gestanti lucchesi apprezzeranno, perché abbiamo messo veramente tanto, tanto impegno e tanto sforzo nella realizzazione di questa sala parto, che a mio avviso sarà una delle più belle della Toscana, se non dell'Italia, e questo ci permetterà però di migliorare un po' la nostra filosofia del parto attivo, del parto naturale, in quanto avremo una sala parto interamente dedicata al parto naturale, con un letto favoloso, un letto tondo, con delle illuminazioni particolari. Questi letti ci permettono di essere modificati durante il travaglio della donna a suo piacimento, sono letti molto particolari. E quindi diciamo che il cambiamento strutturale permetterà di migliorare anche l'aspetto più funzionale. Oltre alla sala parto ci saranno altre novità? Ma ripeto, dalla parte ginecologica siamo già abbastanza rodati sull'intensità di cura, probabilmente avremo delle sale migliori con delle tecnologie migliori, abbiamo da parte dell'azienda grandi riconoscimenti nell'ambito dell'acquisto di alcune strumentazioni di avanguardia. Per esempio abbiamo un laser per migliorare il postpartum nelle donne che hanno avuto un parto un pochino più difficoltoso, quindi avremo sicuramente delle migliorie da tutti i punti di vista, ecco. Ci può dare qualche altra informazione sul parto attivo, sul parto in acqua? Sì, come dicevo, abbiamo una stanza addirittura interamente dedicata al parto in acqua, anche qui con delle illuminazioni adeguate, molto soft e molto particolari, con accanto un lettino nel caso la donna decidesse di partorire sul lettino, ma la vasca è nuova, è tutto sanificabile in maniera eccellente, l'acqua è a temperatura, quindi tutte queste migliorie spero che migliorino la degenza delle nostre gestanti presso la nostra unità operativa. E come vi dicevo inizialmente, volevo migliorare e ancora implementare quello che è la filosofia del parto attivo, del parto naturale, quindi che la donna e la coppia, anzi, siano sempre più al centro dell'evento parto, e che lo vivano nella maniera più naturale e più familiare possibile. Ecco, la nostra stanza da parto appunto dovrebbe essere una stanza in cui la donna ricrea il più possibile l'ambiente familiare e essere quindi a suo agio in tutti questi momenti che a volte possono essere un pochino più difficili. È tutto per questo appuntamento di Speciale San Luca, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.